Alle mie spalle l'ex mercato di Piazza Duomo. Siamo venuti a sentire le opinioni di cittadini e commercianti dopo la sistemazione della piazza. Da quando è aperta la strada un piccolo miglioramento c'è stato, insomma, con le macchine possono venire di più, possono rientrare al mercato. Cioè, un piccolo miglioramento sì c'è stato. In questo momento di luglio c'è un momento di calo di vendite, perché l'Aquila, si sa, a luglio si va al mare. Però è molto più comodo, molto più fruibile. Come vanno gli affari con questa nuova sistemazione della piazza? Gli affari vanno molto a rilento, diciamo che è anche un periodo di vacanze per la gente, però è un luogo dove la clientela deve venire apposta qua, perché nelle vicinanze non abbiamo dei servizi che possano portare gente al mercato, diciamo. Vengo volentieri anche perché trovo i prodotti che voglio, le contadine che mi soddisfano nelle mie necessità, e quindi mi trovo molto bene. Trova difficile raggiungerlo il mercato? No, io sono dell'Aquila, quindi poi sto pure al paese, adesso sto in vacanze al paese, ma capito sempre all'Aquila, quindi sono di passaggio, mi fa pure comodo, diciamo. Un vecchio amico di Piazza Duomo, come ti trovi adesso in questa nuova sistemazione? Questa cosa non è uguale. Piazza Duomo era diverso, era il cuore della città, ci stava più afflusso di gente, qua la gente ci deve venire apposta e non è la stessa cosa. Ma sei riuscito a mantenere i vecchi clienti? No, addirittura non vedo più persone da prima del terremoto, pensa. Capito? L'ho persi proprio di vista, non lo so, non credo che. Mi auguro che non sia successo qualcosa, però non li vede, perché l'Aquila ormai non esiste più, sta distribuita troppo, quindi non si riesce. Raramente, quando vedo qualcuno, dice ci vediamo prima del terremoto, pensa un po', prima del terremoto.